Io dovevo in realtà ufficialmente abitare a Sanremo dai miei parenti, ma i miei parenti dopo qualche tempo evidentemente mi trovavano, a dir poco, come ancora oggi la gente a volte mi trova un po' scocciatore, irrequieto, diciamo così, poco comunicativo e così via. E allora cosa accadeva? Niente, che mi hanno messo a dozzina nel punto più lontano e sperduto da Sanremo, l'entroterra ligure, verso il 37-38, prima della guerra, direi all'epoca che per quanto mi riguarda potrei definire della tarda infanzia e primissima adolescenza, cioè gli anni della mia socializzazione primaria, quando un uomo cresce, si forma, un ragazzo diventa un giovanotto e poi il giovanotto diventa un adulto. Beh, sono stati fortemente condizionati, prima dalla malattia e poi per non ricadere nella malattia delle vie polmonari, non Davos, non la Svizzera, i miei non avevano i soldi, ma Sanremo e poi l'entroterra ligure, ma sempre a casa del diavolo, lontano, cioè a Sciabaudo per esempio, dove non arrivava la strada ma solo una difficile mulattiera. E allora, nonostante tutto, dei rapporti c'erano, il bambino si faceva ragazzo, il ragazzo diventava uomo e a poco finalmente scopriva la vita. Per me che venivo da un pugno di case sperduto, abbandonato da Dio e dagli uomini, senza strada, arrivare, scendere, a volte in mezzo alla neve, neve alta, enorme, scendere a Badalucco, era come ritrovare la vita di una grande città. Oggi la guardo ed è veramente una piccola, piccola città. Proprio qui del resto, nel cuore vivo di questi centri medievali, queste pietre dure, il cuore tuttavia era dolce. Qui si giocava, non c'erano pericoli, non c'era il traffico, ci si rincorreva in questo dedalo di stradine, si giocava a guardie e ladri, ma si giocava anche a fare il medico. C'erano anche delle lotte e io ero mingherlino, avevo sempre la peggio, ma solo fino a un certo punto, perché sfoderavo le mie armi difensive, che consistevano in un sistema semplice. Mi avvicinavo al nemico, cercavo allora di prendergli non un mignolo e cominciavo a girare il mignolo come una manovella e il poveretto grande, corputo e forzuto crollava a terra, in pianti disperati. Questa era la mia arma difensiva. E per questa ragione, ben presto, io fui molto amato, ma soprattutto temuto, come poi mi è accaduto più tardi nella vita, cordialmente amato e altrettanto cordialmente detestato. Questo è Sciabaudo. Sono arrivato a Sciabaudo in auto, una strada che mi sarebbe sempre sembrato impossibile costruire, averla. In pochi minuti sono arrivato a Sciabaudo dalla valle, dalle prese, e una volta, un tempo mi occorreva, 70 anni fa, mi occorrevano quasi 2 ore, 1 ora e mezzo di sicuro, aiutato soltanto da un vecchio cane lupo di nome Bepi, che in realtà spesso aveva più bisogno di aiuto lui che non io stesso. E devo dire che oggi mi trovo in questo posto del tutto isolato, l'ultimo pugno di case a cui bisogna giocoforza arrestarsi, e qui vivevo per i miei mesi estivi,
facevo le mie prime esperienze e ci arrivavo mica in linea diretta, che io partivo presto la mattina in treno da Trino Vercellese alla volta di Casale Monferrato. A Casale cambiavo e andavo ad Alessandria finalmente. Prendevo il treno e andavo dritto alla volta di Genova, ma non a Genova, mi fermavo prima a San Pier d'Arena. Altro cambio, il treno per la Riviera di Ponente fino a Sanremo. E a Sanremo ci stavo un po', poi i miei parenti mi avevano messo a dozzina, come si dice, presso una famiglia deliziosa, Marietta, la moglie, giovane moglie, e Juan de Pin, l'uomo del bosco. I miei rudimenti di francese mi possono essere stati dati, direi, regalati dal suo patois. E allora devo dire che questa bravissima famiglia, mi manteneva, come del resto vivevano tutti gli altri, i pochissimi ragazzi del luogo. Non è una meraviglia, non fa stupire per niente che più tardi questo fosse un punto forte della resistenza partigiana. Io credo che siano ancora ricordati, là vedo adesso una lapide, sono certo ricordati. E qui però noi stiamo, ecco Via della Croce, stiamo salendo verso la chiesa parrocchiale. Che ben ricordo, perché se non era in biblioteca era nella canonica di una chiesa che io trovavo qualche libro, e dire affamato di cibo certamente, ma affamato anche molto, terribilmente affamato di libri. E qui in questa solitudine, ecco che c'è, arriviamo alla piazzetta della chiesa, arriviamo alla facciata della chiesa, e io d'altra parte, scendendo per questo acciottolato, andavo a casa di Juan de Pin e Marietta, che Juan de Pin lei non l'ha conosciuto, no, Marietta no, lei dopo. Ecco, molto molto bello, la chiesa è stupenda. Vogliamo andare a vedere dove io ho abitato per qualche tempo, in maniera molto piacevole. Ecco, questo di nuovo si scende, questo è tutto originale, questo è veramente, questa è la Ciabaudo della mia tarda infanzia e della primissima fase dell'adolescenza. Molto bello. 7 anni, 8 anni, per delle lunghe, interminabili estate. Ah, hanno rifatto tutto. Io scendevo qui e qui c'era una casetta, è tutto rifatto ormai. La modernità, la globalizzazione impazzano e distruggono la storia. Ecco, qui addirittura c'era una piccola edicola con una Madonna, e anche qui è tutto nuovo, tutto nuovo. Che peccato, però questa pietra resta. E qui naturalmente ci sono persone che fanno agriturismo, un giorno, che stupendo qui. Guarda, che meraviglia. Ecco, è arrivato anche il PB gas. Non c'era all'epoca elettricità, non c'era acqua, non c'era niente, c'era solo la legna da ardere, che la si portava via a mansalva ovunque, era ovunque, la si prendeva da Monteceppo. Andiamo a vedere Monteceppo. Monteceppo lo vedevo dalla piazzetta della chiesa, uscendo da qui dove abitavo, piano terra, in un'uscia come questo, in fondo. La casa era esattamente dove adesso c'è quella cassetta postale. Ecco, quell'uscio là. E hanno rifatto l'intonaco della facciata, ma dietro si vede ancora tutta la parte originale. Sono mica come noi montanari che stiamo tranquilli. Non è vero quello che dite, voi siete uomini liberi. Vabbè, siete uomini liberi, allora prendete questi splendidi funghi. Un fungo. Il fungo. Un fungo porcino impanato da Carlin e da sua moglie. Beh, ne prendo ancora uno io? Me ne resta più niente. Io me ne faccio ancora degli altri. Ah, boh, allora. Sedetevi un attimo.
Io ricordo così, ma non c'era la tele, non c'era naturalmente, non c'era il telefono granché, cioè, e anche la luce, niente. E lui con... E non c'era neanche la strada. Non c'era la strada, ben inteso, infatti io mi meravigliavo molto, ma devo anche dire che ci si divertiva molto lo stesso, ne facevamo anche di tutti di i colori. L'anno prossimo non mancherò. Arrivederci. Arrivederci caro, grazie di questo bello incontro. Grazie ancora a Carlin e io lo dirò a Giovanni, eh? A Giovanni dirò, tu che ne hai fatte tante col Carlin, io lo chiamo. Sì, 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 bravissimo, bravo. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Con i gatti. Un amico di infanzia. È incredibile. Incredibile. Ma no, come io ho detto il nome, ho detto, beh, io mi guardavo e ho detto, io sono Ferrarotti. Ferrarotti! E in fondo la sociologia non ha sfondato solo in città, ha sfondato anche in campagna, nell'estrema campagna, a Monteceppo, a Ciabaudo. Essere cresciuto in un posto come questo, dove in fondo non c'era luce, non c'era acqua, non c'era telefono, ma c'erano gli uomini e le donne, c'era il rapporto umano faccia a faccia, non c'era la civiltà, c'era però l'umanità. Queste sono montagne che conoscevo veramente molto bene, più delle mie tasche, me ne andavo proprio spedito e a menadito da Ciabaudo. A mezza costa attraversavo quella piccola gola, poi riprendevo questo costone e sempre tagliando in linea d'aria, spesso senza il vantaggio e il beneficio di un sentiero. Scendevo e arrivavo a questo santuario detto della Madonna delle Nevi. Importante perché? Perché questo era il santuario che segnava esattamente, circa, non proprio esattamente, approssimativamente, il punto centrale, la metà del viaggio da Ciabaudo a Badalucco. E infatti qui c'è il retro del santuario della Madonna delle Nevi, lì vedo con molto piacere ancora perfettamente conservata la tavolata dove ci si ristorava, io ragazzotto mi imbucavo in qualche gruppo di pellegrini e si beveva e si mangiava e laggiù. Ecco, scendevo poi a rotta di collo, è il caso di dire, perché questo è veramente una discesa quasi, è un dirupo, vero? Scendevo verso Badalucco, che è là sul fondo, dove c'è anche il torrentaccio, il torrente Argentina, che in qualche modo lo spacca, lo divide in due, lo contrassegna. E devo dire che in una giornata, io guardando adesso anche col vantaggio degli anni, devo dire, la distanza era enorme, eppure come uno scoiattolo. Grande vantaggio del crescere, direi, in campagna e addirittura in mezza montagna, che poi in realtà Monteceppo è una vera montagna. Eccolo lassù, Monteceppo, che era la mia meta preferita. Ed eccoci all'ingresso del santuario. E qui è anche ricordato, nell'apice della lotta per la liberazione d'Italia, qui, cadde sotto il piombo fascista il 12 diciamo gennaio, prima della liberazione che ebbe luogo il 25 aprile, il 12 gennaio 45 il partigiano Bianchi Marco, detto Beretta, che era del resto famoso da queste parti. Ecco, questo sarebbe bello evidentemente risalire per questo sentiero, ma confesso che non ho più le gambe di quando avevo 7-8 anni, proprio no, e risalire peraltro il sentiero e diciamo andare verso Ciabaudo, che implica valicare, travalicare, ma soprattutto riuscire a superare forre, cadute, grandi voragini anche, e ha qualche cosa anche di inquietante, perché è misterioso. Qui, forse proprio per la natura selvaggia dell'ambiente, direi che proprio in questi colli e queste montagne, direi che poco è cambiato. L'anfrattuosità misteriosa di questo ambiente è tuttora quella che era, intatta,
meraviglioso.